buongiorno a tutti. Signor Sindaco Zambon, grazie della sua presenza, ai rappresentanti delle forze di polizia, a Capitan Marra, al comandante della polizia locale e a tutti gli intervenuti, alla gloriosa sezione Ampi, qui rappresentata dai due esponenti e a tutti i militari della sinistra Piave. Il motivo dell'odierno incontro, insomma, è il cosiddetto cambio della guardia. Il capitano Arrighi il capitano Arrighi lascia la compagnia di Conegliano, un turnover fisiologico, 3 anni di permanenza. Diciamo che siamo in media, in linea con i periodi fisiologici di cambio in carico. Ufficiale, insomma, di eccelsa preparazione tecnico-professionale, sicuramente un ufficiale che si è saputo ben distinguere nel ruolo impegnativo, onestamente, signor Sindaco, di comandante di una compagnia territoriale, peraltro compagnia che abbraccia l'intera sinistra Piave con i reparti alle dipendenze. Non lascia la marca trevigiana perché, per dirla in termini finanziari, è recuperata a tassazione al provinciale, ovvero al nucleo di polizia tributaria, dove ancora saprà meglio esprimere la propria professionalità al nucleo di polizia tributaria, avrà la possibilità di ritagliarsi una fetta di mercato in termini di attività istituzionale ancora più delineata rispetto a quello del reparto territoriale. Un grazie sentito per quello che ha saputo dare in qualità di comandante di compagnia. Io ho avuto le dipendenze dirette per quest'anno, onestamente ho fatto in modo tale che rimanesse nell'ambito del comando provinciale di Treviso, conoscendo la sua professionalità, quello che è e quello che è stato in grado di dare. Da domani, insomma, sarà in forza al nucleo di polizia tributaria. Al neo giunto, al tenente Logardo, viene da un'esperienza sicuramente importante, da una tenenza valida, impegnata, in quella di Cervia. Sede di gradimento, compagnia ovviamente assolutamente importante, impegnata, con una carenza purtroppo fisiologica di personale che contraddistingue diciamo, l'intera marca trevigiana, ma direi anche il Veneto, forse il Triveneto. Purtroppo abbiamo un gap negativo di personale, però i nostri ufficiali, insomma, così come i suoi predecessori, sono tutti quanti stati abituati, insomma, a fare, tra virgolette, a combattere la guerra con l'esercito che avevano a disposizione, quindi l'ottimizzazione dell'impiego del personale, delle risorse che si hanno a disposizione. Personale assolutamente di primissimo ordine, impegnato in attività diversificate. Abbiamo una presenza significativa nella sinistra Piave, sia come comando compagnia, sia come tenenza di Uderzo, Brigata di Vittorio Veneto. Sappiamo fare il nostro, purtroppo ci dobbiamo battere con degli obiettivi che sono molto 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 ardui, molto impegnativi, però onestamente, sapendo buttare il cuore oltre l'ostacolo, siamo sempre riusciti ad avere e a portare dei risultati ottimi. In termini di continuità, una vicinanza massima, così come con le altre forze di polizia, diciamo una sorta di polizia anche di prossimità, di vicinanza alla collettività, anche e soprattutto in un periodo di questo caratterizzato da una recessione economica ormai globale, da una crisi generalizzata. C'è bisogno assolutamente di essere vicini alla popolazione, alla collettività, per dare anche ausilio, per far capire, per far comprendere che le sacche di illegalità, soprattutto in termini economico-finanziari, devono essere assolutamente debellate in termini di giustizia e di equità fiscale. Per cui al tenente Logardo i migliori auspici per il futuro. Sicuramente avrà un valido supporto dalle amministrazioni comunali, nel caso specifico quella del comune capomandamento di Conegliano, ma anche di tutta l'intera sinistra Piave. Valida collaborazione, così come è stata fornita al capitano Arrighi, dovrà essere fornita da tutto il personale, anche al
comandante di compagnia, un ufficiale giovane, insomma, con esperienza da farsi sul campo, però insomma, gli ingredienti per amalgamare un'ottima ricetta ci sono tutte. I migliori auspici, i migliori in bocca al lupo. Io ho voluto sacralizzare questo momento perché penso che ce ne sia bisogno, assoluta necessità, in quanto è un momento importante. Nel nostro trascorso, comunque nel nostro profilo di carriera, sono momenti che si ricordano assolutamente. Ripeto, anche per me, così come si dice, il primo amore non si scorda mai, insomma. Io all'epoca fui assegnato da giovane tenentino, insomma, quella che era allora la tenenza di Conegliano Veneto. Ho fatto un po' di fatica perché ho dovuto prendere fisicamente la cartina geografica per capire dove era, insomma, non sapevo neanche dove fosse, però onestamente ha lasciato un segno indelebile. Sono, diciamo, percorsi che non... poi insomma portiamo sempre nel nostro cuore, per cui ci tenevo a questo momento, dare una forma di diciamo di cerimonia formale ma anche di sostanza, affinché ci sia effettivamente un passaggio del testimone, affinché tutto quello che è stato fatto si continui anche a fare in futuro. Ripeto, abbiamo assolutamente bisogno di essere vicini alla collettività, alla cittadinanza, alle istituzioni, perché in un momento generalizzato di, diciamo, anche un po' di sconforto, c'è bisogno anche, diciamo, di veicolare un messaggio di vicinanza e tra l'altro di unione, di amalgama anche con le altre istituzioni, in modo tale da essere assolutamente coesi per far sì che finalmente il nostro paese a breve possa rilanciarsi, possa ritornare di nuovo altamente competitivo. E una delle sfide per la competitività è proprio il fatto, tra l'altro, che rientra nei nostri compiti istituzionali di debellare le sacche di illegalità economico-finanziaria, in modo tale che si possa riprendere un percorso, un cammino che dia serenità all'intera nazione. Grazie di cuore, i migliori auspici, capitano Arrighi, da domani diciamo in quel di Treviso, al tenente Logatto, i migliori in bocca al lupo per una permanenza in quel di Conegliano, costellata da ogni soddisfazione, sia professionale che ovviamente anche assolutamente di carattere personale. In bocca al lupo per tutto. Grazie, innanzitutto volevo ringraziare il comandante provinciale per aver voluto dare un carattere abbastanza ufficiale, formale alla cerimonia, cosa che non è mai stata fatta, o almeno non mi risulta a livello di compagnia, e questa compagnia sicuramente lo merita, non perché sia più importante delle altre, ma perché si colloca in un territorio molto particolare che tutti quanti noi tre abbiamo condiviso, ognuno a suo tempo, e che conosciamo molto bene. Quindi un grazie particolare per aver voluto dare un certo risalto a questa cerimonia che a me personalmente fa molto onore, credo anche al collega che subentra, sicuramente anche per avere la vicinanza qua dei militari nostri e delle parti dipendenti. Grazie. E che dire, 3 anni di comando sono stati sicuramente un'esperienza per me insostituibile, che sicuramente rimarrà nei miei ricordi per sempre, perché al di là del fatto del comando, insomma, che è una, se vogliamo, un eufemismo, non è che si comanda con grado e cose del genere, ma si cerca di fare squadra, più che altro che adesso molteplici impegni che abbiamo sono così diversificati che non c'è più quell'imposizione gerarchica che ha caratterizzato la nostra struttura militare, che può sempre rimane, però insomma dobbiamo dare spazio a questioni più pratiche. E quindi insomma sono stati densi di attività, le più disparate, con la massima collaborazione da parte di altri organi di polizia, che ringrazio oggi di essere venuti. Il commissario De Paolo purtroppo è assente per un impegno di lavoro, e quindi abbiamo, diciamo, lavorato bene, abbiamo fatto squadra, noi credo ci siamo contestualizzati molto bene, io personalmente sono subito integrato nel territorio dove ho riconosciuto valori distintivi anche appartenenti alla mia cultura, insomma anche per la mia vicinanza di origine, che è Friuli come noto. Quindi ringrazio di parte voi per essere venuti, e
sono stati 3 anni belli, vissuti intensamente, con le quali diciamo, abbiamo collaborato tutti quanti insieme per fare squadra. Lascio questo comando, casualmente, a volte il destino, quando sono venuto la prima volta qua con la nomina diciamo, in pectore sia capitano sia a comandante della compagnia, proprio qui nella sala Dama Castellana, il 12 giugno del 2009, quando è stato presentato il libro che dice la storia di questi posti, era la prima volta che venivo qua, cioè conoscevo Conegliano, però con queste cariche, diciamo così, assolutamente no. E adesso saluto la cittadinanza, rappresentata qui dal primo cittadino, tutti quanti voi, proprio nello stesso posto, più o meno 3 anni dopo, manca un mese. Quindi è una cosa anche particolare. Al signor sindaco qui presente, del quale mi onoro di avere anche l'amicizia, lo ringrazio innanzitutto per essere venuto, per la vicinanza che ha avuto con noi, anche quando era presidente del consiglio comunale e vicepresidente a provincia, è stato sempre presente, ci accomuna tra l'altro un background di origine alpina, entrambi, negli anni che furono, insomma, quindi siamo trovati praticamente in sintonia su tutto, direi. Adesso devo dire con un po' di rammarico, mi dispiace non poter collaborare con lui, con la carica di primo cittadino, credo che avremmo fatto squadra sicuramente in maniera efficace, come abbiamo fatto anche quando eri presidente del consiglio, vicepresidente della provincia. Comunque, insomma, credo che tu te la caverai e io modestamente anche, quindi alla fine ci confronteremo su questi aspetti magari in separata sede. Quindi, diciamo, senza andare troppo per le lunghe, ringrazio tutti quanti voi, i militari miei l'ho già espresso personalmente. Ovviamente, grazie al qui presente colonnello, rimango in zona e quindi è un trasferimento che nella consuetudine nostra non rileva nemmeno sugli atti quasi, perché insomma non esistono movimenti così vicini, ma vuoi per l'età, vuoi per una serie di fattori, hanno fatto sì che ciò si realizzasse, io sono molto contento di questo. Al collega che subentra faccio i migliori auguri di proseguire su quello che vorrà ritenere di buono, quel che io ho potuto tracciare quanto al rapporto umano e al rapporto con le istituzioni, che sicuramente lui condivide, anche perché insomma la matrice è comune, gli auguro un buon lavoro e il fatto che io rimanga vicino costituirà per lui magari quando vorrà anche una risorsa dalla quale poter attingere in termini di esperienza. Per me, e poi chiudo, sarà probabilmente l'ultimo incarico da comandante territoriale, perché adesso insomma metto che faccio qualche anno di nucleo, dopodiché anche per me si avvicina la parabola discendente, si spengono le luci della ribalta, come si dice, la signora Franceschetta ride, però sono delle fasi, io sono in questo ruolo, diciamo così, direttivo, avvicinato tardi, una carriera con più di 25 anni di servizio già, quindi insomma, diciamo che per me rappresentava quel coronamento di un profilo professionale, anche umano, che ho rivestito con molto onore e molto piacere, però adesso chiaramente via via passando il tempo uno si rende conto che più il tempo passato che non quello che ha davanti professionalmente, però mai dire mai, può darsi che insomma la spending review o i vari governi che ti succedono decidono di tenersi fino a 80 anni, quindi può anche darsi che con qualche grado in più possa tornare da queste parti. Comunque insomma grazie a tutti voi di cuore, adesso non mi dilungo oltre, lascio la parola al tenente Rogatto che sicuramente vuole dire qualcosa. E dopodiché vi ringrazio nuovamente per essere venuti, seguirà un rinfresco che abbiamo voluto offrire in occasione di questa cerimonia che, ripeto, a me personalmente, ma credo a tutti noi, fa molto onore. Grazie. Io anch'io voglio ringraziare il comandante provinciale, il sindaco, le autorità militari, civile, l'ANFI e soprattutto ringrazio tutti i militari che sono intervenuti perché questo momento, che sinceramente non mi aspettavo e sono onorato di una ritualità, anche se tra di noi, diciamo in famiglia, perché siamo col comune di Conegliano, con i colleghi, con gli altri colleghi delle altre forze di polizia. E per me è importante, testimonia quella comunione di intenti, secondo me, che la Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia e tutte le istituzioni, insieme al primo cittadino, al sindaco, al comune, hanno nel raggiungimento di un obiettivo che è comune. Io penso che appunto essere in questa sala, la sede della caserma è un palazzo storico di Conegliano, la sala della Dama Castellana, per quello che ho potuto capire in questi primo mese di conoscenza del territorio, è uno degli eventi più importanti, se non il più importante del territorio, quindi appunto a testimoniare come ci sia una vicinanza da parte nostra, da parte dell'istituzione, da parte delle altre forze di polizia. Ecco, questo sarà il mio obiettivo primario, lavorare insieme,
insieme alle istituzioni, insieme ai militari, tutti, anche quelli degli altri reparti, perché insieme possiamo raggiungere quell'obiettivo comune che, come accennava il colonnello e come accennava anche il capitano, è cercare di risollevare un po' le sorti di questo periodo un po' triste dal punto di vista economico. Per il resto, ripeto, io ringrazio in modo particolare il capitano perché in questi 15 giorni, 16 di affiancamento, ha fatto, penso, il possibile per mettermi sulla buona strada. Ovviamente sono pochi, probabilmente per conoscere tutte le realtà e tutte le dinamiche di un territorio vasto e complesso come quello della sinistra Piave, non solo di Conegliano, ma tutta metà provincia praticamente, diciamo, dipende un po' da questa compagnia, perlomeno come guardia di finanza. Però penso che mi abbia dato il massimo e di questo lo ringrazio pubblicamente davanti al comandante provinciale, il sindaco e tutti gli altri intervenuti. Io spero, sarà dura, di seguire il percorso intrapreso e portato a termine il successo, diciamo, del capitano, mettendo il massimo impegno e la massima disponibilità, prima di tutto nei confronti dei miei uomini, dico miei perché formalmente dipendete da me, e soprattutto anche con la collaborazione dell'istituzione e degli altri colleghi, e anche dell'ANFI. Io vengo da un reparto a Cervia dove l'ANFI era molto vicina e molto presente nelle nostre attività professionali e non, e quindi conto anche sull'appoggio dei vecchi colleghi più anziani, diciamo così, e infine sull'appoggio anche del comando provinciale, che so sicuramente non mancherà di darmi le direttive migliori per il raggiungimento, ripeto, di un obiettivo comune mio, della Guardia di Finanza, delle istituzioni e della Polizia. Grazie a tutti e niente, direi adesso faccio io la prima consegna, un sì, dono al capitano. Avevamo pensato di uno scambio dei crest che rappresenta comunque quasi il del testimone della compagnia, in questo caso, in quanto rappresentata da questo stemma che tra l'altro abbiamo fatto di recente, e quindi glielo consegnerò adesso al tenente Logato e poi anche al sindaco, perché prima me lo sono portato indietro un sacco di volte e non ho sempre dimenticato, non c'è stato il tempo e il modo, approfitto di questa occasione ufficiale per darlo anche a lui, e con le foto di rito e quant'altro mi sembra il modo migliore per esemplificare questo passaggio di consegne, insomma, ecco. Quindi se lei ci autorizza, noi ci faremo questo reciproco dono, ecco. Grazie. Del suo corso di accademia 105esimo Osun III, membro della battaglia fatta dalle regioni, dalle guardie di finanza nella prima guerra mondiale, l'elmo simbolo della fanteria, la fiamma simbolo del corpo, il sangue troppo versato in battaglia, e il fiume che testimonia sia il fiume dove si svolse la battaglia, che il colore azzurro, che il colore degli ufficiali caratteristico della stella, il motto in mano gladio de celum visi, con le mani a testimoniare che ci ispiriamo sempre ai valori più alti anche nella battaglia. Che ovviamente non scendiamo più in campo in battaglia, però battaglia in senso metaforico. Grazie. Un segno con sommo piacere al capitano. Grazie. Ci porterà anche quello di Cervia. Adesso passiamo a questo un po' più conosciuto. Questo è il crest della compagnia di Conegliano, che io consegno al tenente Logato, quale comandante subentrante. La simbologia mitologica riflette un attimino quelle che sono le icone di questo territorio, perché c'è il castello di Conegliano, non servono ulteriori, qualche nuvola dietro che non manca mai, il grifone è la figura metafisica che rappresenta un po' il simbolo nostro, in quanto custodisce, insomma, lo scrigno, dove adesso abbiamo tolto, custodisce il castello, però dovrebbe custodire lo scrigno del tesoro dello Stato, ecco, e questo è il leone di... Abbastanza vuoto. Abbastanza vuoto, il forziere, questo è il leone di San Marco, che per noi rappresenta comunque la dipendenza gerarchica, anche da Venezia ovviamente, e anche della città di Conegliano. Questo leone tra l'altro è una raffigurazione un po' particolare, si chiama Moica, giusto? Se non sbaglio. Questo tipo di raffigurazione era l'imposizione massima che la Repubblica Serenissima dava alle città, mentre quando lo metteva di profilo o addirittura col libro chiuso ne rifiutava o l'imposizione alla cultura. Quindi consegno quando erano in guerra.
Lo consegno al tenente Rogato, che subentra con oggi nel comando di compagnia, con l'augurio che questo possa servire, insomma, in ogni caso, come un monito dall'alto sul grave e oneroso impegno quello che lo aspetta. Ecco qua. Adesso diamo anche al sindaco, finalmente, giustamente. Inseriamo, facciamo un evento nell'evento, vi ricordiamo. Un evento nell'evento, approfittiamo, abbiamo già, lui conosce meglio di chiunque altro quello che è qui rappresentato. Questo l'ha fatto la moglie di un nostro militare, unendo, diciamo così, in maniera molto originale, a mio parere, tutti questi elementi abbastanza particolari a far sì che la raffigurazione fosse abbastanza completa. Te lo consegno. Grazie. A te, che non ti do niente, perché tu è già tutto tuo, queste cose qua che ti dice il grifone, tiene un castello piuttosto vuoto, e anche ciò che dovrebbe tenere, cioè lo scrigno, le forze dello Stato, anche quello, insomma, è quel che è, della Repubblica di Venezia abbiamo già detto anche troppo, e quindi, insomma, te lo consegno, con l'augurio. Grazie. Che il tuo mandato possa essere come i due precedenti, se non addirittura meglio, con... Grazie. Queste difficoltà che veramente funzionano. Pare che il cerimoniale non lo preveda, ma due parole me le fate dire. Vabbè. Ovvio, è d'obbligo. Allora, a nome della comunità di Corigliano mi sono permesso di vestire anche quello che è la sciarpa che porta qui tutti i cittadini della città. Vorrei esprimere al capitano Stefano Arrighi il ringraziamento per il lavoro che ha svolto in questi anni assieme a tutti gli uomini di questa compagnia, che è disseminata, come diceva il colonnello prima, su un territorio molto vasto, che però si sono distinti per la loro capacità operativa e anche per la loro umanità e dedizione a questo territorio. E do evidentemente il benvenuto al nuovo comandante, al tenente Rogato, che con cui ci siamo già incontrati qualche giorno fa in comune, abbiamo scambiato due parole con la giunta presente, e mi limito a fare tre considerazioni. Una è riferita ai legami che nascono in persone che sono mandate per servizio in questi luoghi, che poi vanno via, magari come è caso del comandante provinciale, hanno la fortuna di tornare in veste diversa e quindi ripercorrere in qualche modo rinverdire i ricordi di esperienze fatte per il passato. Ma dicevo, voi rappresentate, proprio perché comandate in questo luogo, quel movimento di persone che è stato conosciuto dalla nostra comunità per il passato, molto più di adesso, di servitori dello Stato che qui hanno svolto il loro servizio sia nella Guardia di Finanza che nei reparti territoriali delle altre forze di polizia, ma anche mi riferisco ai militari che, ricordo, tra l'800 e il 900 stazionavano in città in numero molto elevato, perché a fronte di una popolazione intorno ai 6.500 anime avevamo 4.000 militari stazionanti. E mi piace, questo lo dico con un pizzico di orgoglio, che il presidio dell'ultimo elemento di archeologia militare presente in città sia appannaggio della Guardia di Finanza. La caserma San Marco è stata salvata da quello che poteva essere una onda che travolgeva tutti questi manufatti. Pensate a quanto grande era la caserma di Piazza d'Armi, ma pensate anche alla caserma Montello, che fu rasa al suolo, a quello che è rimasto della caserma Marras, che però non era una caserma ma era un convento trasformato. E quindi qui il fatto che con la Guardia di Finanza si sia riusciti a trovare un'intesa e abbiamo fatto quell'operazione a suo tempo di riutilizzo della palazzina comando ai fini della vostra attività è il segno della trasformazione della destinazione di un manufatto, ma è anche un segno di legame con le radici e con la storia, che è poi quello che appartiene alla Guardia di Finanza. E questo mi consente di fare la seconda considerazione in virtù proprio di questa radice profonda che la Guardia di Finanza ha. Ormai mi pare che i secoli sono più di due, però voi ne avete più di due, i carabinieri ci stanno arrivando, manca pochetto, insomma, ci siamo. E qui
quindi una tradizione molto lunga fatta di passaggi di consegne e passaggi della stecca, se mi consentite in questo caso, cioè in questo caso un gergo più militare. E quindi quello che avviene oggi è in questa, sulla scia di questa tradizione dei passaggi, che non sono soltanto passaggi formali, ma sono trasferimenti di esperienze, sono crescita di esperienze e anche di bagaglio umano, che ovviamente il comandante che se ne va porta con sé, ma che tutto sommato ha anche in parte lasciato al comandante che subentra. E infine, ovviamente, qui abbiamo presenti non soltanto finanzieri, ma abbiamo il capitano dei Carabinieri, abbiamo il nostro comandante della Polizia Municipale, c'è la Polizia di Stato presente in spirito. Penso che a Conegliano si sia testimoniato e dimostrato che le buone relazioni e la sinergia portano a buoni risultati. Se il livello non solo di civiltà ma anche di civile convivenza è quello che è anche grazie proprio a questa sinergia. Speriamo di continuare nel percorso dell'amalgama che si fa con molte occasioni e con modalità diverse, e mi auguro che effettivamente, al di là del compito istituzionale, quindi dei compiti di istituto specifico che possono essere la Guardia di Finanza, i Carabinieri, della Polizia e degli altri, ci sia però quel punto comune di riferimento che vede tutti quanti insieme a perseguire l'obiettivo primario, che è sì quello della correttezza dal punto di vista fiscale, che è quello della correttezza da altri punti di vista in virtù del punto di vista delle altre forze dell'ordine, ma che è soprattutto quello della civile convivenza. E se noi possiamo disporre di questo livello di civiltà, mi riferisco in maniera particolare a Conegliano, dove da qualche anno abbiamo recuperato i nostri vecchi statuti e li abbiamo messi su un libro, ed è un libro che io guardo molto spesso, perché pensando al Medioevo mi rendo conto di quanto fosse, dire, evoluta la comunità, forse non è corretto, ma comunque quanto si fosse strutturata. In quella logica, e prendendo spunto da quello, noi dobbiamo essere degni dell'attuale e soprattutto capaci di dare il futuro anche con gli interessi, quello che noi abbiamo ottenuto nell'attuale. Penso che anche il vostro lavoro contribuisca in questo. Io vi faccio i migliori auguri al tenente Logato della sua permanenza qui e all'amico Stefano Arrighi, anche a lui i migliori auguri di una buona prosecuzione. Ci dispiace che tu passi dall'altra parte del Piave, ma insomma vabbè, è così, sono i fatti della vita. Sappiamo però che insomma il percorso è breve, vie di comunicazione consentono anche tempi molto ravvicinati perché questo riavvicinamento possa essere fatto, e quindi ti auguro veramente di poter tornare spesso a Conegliano e sicuramente ti ritroverai tra noi, tra un gruppo di amici che ha condiviso questo periodo e che insomma continuerà a condividere l'amicizia. Buon proseguimento e buona giornata, grazie.